In occasione della giornata mondiale del donatore abbiamo colto l'occasione per manifestare questo evento che sensibilizza la popolazione verso un tema molto caldo, che è quello della donazione del plasma. Sappiamo che il nostro paese, ahimè, è non autosufficiente e che i costi sono molto alti. E nonostante ciò, in questa giornata ancora una volta abbiamo ricevuto tantissime adesioni sia da parte della popolazione, ma devo dire anche da parte dei nostri operatori che si sono adoperati per questa 24 ore della solidarietà. Una 24 ore che ha visto scendere in campo tante realtà, la Fondazione Ospedale Cuneo e l'Associazione di Volontariato, un bel lavoro di squadra. Assolutamente sì, voglio ricordare che questa giornata non è soltanto qui presso il SIMT dell'Ospedale Santa Croce, ma sarà presente anche con i propri servizi a Mondovia e Savigliano, e tutto ciò è stato reso possibile assolutamente grazie al contributo della Fondazione Ospedale di Cuneo e a tutte le associazioni di volontariato che si sono adoperate affinché questo potesse accadere. C'è stata un'ottima adesione, sono tantissimi donatori che hanno aderito, abbiamo praticamente riempito tutti i posti appuntamento. La donazione di sangue dura pochi minuti e complessivamente, considerando anche i tempi della visita medica, dura una quarantina di minuti. La donazione del plasma è più lunga e dura una quarantina di minuti la donazione in sé, più un'altra ventina di minuti considerata con la visita e tutta l'altra parte preparativa. Sottolineare l'importanza della relazione d'aiuto e dell'occuparsi degli altri anche prima che ne abbiano bisogno, in prospettiva. Siamo così impegnati in quello striscione che avete visto essere appeso sull'ingresso del Santa Croce dato via Coppino. Abbiamo anche voluto creare un piccolo kit di generi di conforto post donazione, e passando qui in fondazione riceveranno anche un piccolo omaggio.